C'è un Eros in Dio? Cosa hanno in comune Santa Teresa d'Avila e l'autore delle cronache di Narnia, C.S. Lewis? Teresina di Lisieux era solo una sognatrice sdolcinata? In uno scenario dove gli scandali di abusi sono purtroppo ormai notizia ricorrente, queste mistiche e questo convertito anglicano hanno qualcosa da dirci? In questa intervista, con il padre carmelitano Saverio Cannistrà, già preposito generale dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, e fra Jacopo Iadarola, riflettiamo su queste altre domande molto ma molto interessanti. Ma prima di lasciarvi a questa interessantissima intervista, a questo interessantissimo scambio, permettetemi 2 minuti soltanto per dirvi il contesto di questa nostra riflessione. L'amore è una parola tanto usata quanto abusata. Dietro alla parola amore si nascondono tanti abusi, tante meschinità, tanti infantilismi e tanto strapotere. Tant'è vero che le persone cosiddette mature o navigate, quando parli d'amore e di innamoramento, no, storciano il naso o in qualche modo aspettano il cadavere sull'altro lato del fiume. La prima tentazione, infatti, è quella di smettere di parlarne. Ci si concentra su altri argomenti più facili da trattare, meno scottanti e scostanti e meno pericolosi. Ma la teologia non può prendere questa strada, semplicemente perché nel cuore della Bibbia, nel cuore del Nuovo Testamento, troviamo l'affermazione Dio è amore. Il cristiano non può passare accanto alla riflessione approfondita su che cosa sia l'amore, l'amore di Dio, ma anche l'amore umano, l'amore di amicizia, l'amore di fraternità, l'amore di agape, quindi l'amore oblativo. Ci sono tanti volti dell'amore che il teologo cristiano e il cristiano semplicemente devono prendere in considerazione. Per questo, dal 2021 si è costituito un gruppo di persone che amano riflettere su temi importanti. In realtà, queste persone sono anche dei ricercatori, dei docenti internazionali, accomunati da due cose: da una sensibilità al tema dell'amore, ma anche da un'affezione particolare ai santi del Carmelo e alla spiritualità carmelitana. E così, dopo circa un anno e mezzo di incontri online, offline, di lavoro, di rilettura reciproca dei lavori degli altri, è nato il volume da cui sono tratti gli interventi dei due intervistati di oggi. Il volume si intitola Teologia dell'amore, prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo. Questo volume, uscito per i tipi di Città Nuova, per la collana Teologia, raccoglie i frutti di questi 2 anni di scambio, di lavoro e di dialogo veramente fraterno, di un amore per i temi teologici, ma anche di un amore fraterno che abbiamo sperimentato, sebbene a distanza. Il volume è curato da padre Christophe Béchard, attuale preside della Pontificia Facoltà Teologica Theresianum, ma anche da suor Maria Manuela Romano, che chi conosce questo canale ha già visto e sentito nel dialogo che abbiamo fatto nell'atrio del Carmelo sulla orazione teresiana. Hanno collaborato al volume filosofi e teologi da 4 università, di cui 3 in Italia e una in Francia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Lione, da cui proviene il sottoscritto, quindi anch'io ho contribuito. Ma per non fare un'introduzione troppo lunga, vi metto nella descrizione del video i nomi di tutti gli intervenenti del volume e i titoli dei loro contributi. Mentre ora vi lascio all'intervista che ho potuto registrare con padre Saverio e fra Jacopo e che ci permetteranno di avere alcune risonanze sull'amore tra Eros e Agape in Teresa di Lisieux, Teresa d'Avila e C.S. Lewis. Padre Saverio, nel tuo contributo intitolato Teresa di Gesù Bambino o della scienza d'amore, sostieni che Thérèse di Lisieux ci spinga a sviluppare una teologia, uso un parolone, agapocentrica. Per chi è dell'ambito della teologia, sa che stai semplicemente dicendo una teologia centrata sull'amore. Per i nostri lettori non abituati al gergo dei teologi, come spieghi questo termine e come spieghi la sua centralità nel pensiero di Thérèse di Lisieux?
Allora, credo che sia importante chiarire una cosa. Quando parliamo di teologia dell'amore, non intendiamo una teologia che ha per oggetto l'amore, è una teologia che studia l'amore come virtù o come relazione. E esistono evidentemente delle trattazioni di questo tipo. Ciò che invece diciamo quando parliamo di una teologia incentrata sull'amore è che l'amore diventa la chiave di lettura, il principio per interpretare tutto il deposito della fede, quindi il mistero di Dio e il mistero dell'uomo, il mistero della realtà. E questo rappresenta un cambiamento importante nella teologia, nella prospettiva della teologia, perché la teologia classica poneva il discorso della fede all'interno di un quadro filosofico che era centrato sull'essere, quindi Dio è il sommo essere, l'uomo è un essere razionale e così via. Di parlare invece dell'amore come il quadro di riferimento della teologia significa modificare queste categorie, quindi lo stesso essere risulta, diciamo, come derivato dall'amore. Ora, anche parlando di amore, questo è evidentemente una parola che può avere tantissimi significati, è una parola molto usata, anche abusata nel linguaggio. Il senso che noi diamo in teologia a amore è il senso biblico, quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Agape. Ora, agape vuol dire, a partire soprattutto dalla prima lettera di Giovanni, è l'amore di Dio nei confronti dell'umanità, è l'amore che noi riceviamo, l'amore con cui siamo amati da Dio. Ecco, questo diventa l'origine, a partire da cui tutto il resto deriva e viene pensato. Ora, è un cambiamento come dicevo, importante che mi pare ancora deve essere realizzato pienamente, perché diciamo, i concetti teologici visti all'interno dell'agape, appunto di questo amore che Dio ha per l'umanità, acquistano un altro senso, no? Diciamo, questo contesto interpretativo ne mette in luce aspetti nuovi, aspetti fecondi, che probabilmente anche possono essere più facilmente compresi e assimilati dall'uomo di oggi. E Teresa di Gesù Bambino per me è un esempio di una persona che per grazia, per anche io penso anche un dono particolare di Dio, ha intuito tutto ciò. E quindi Dio per lei è l'amore misericordioso, questo è il nome che lei dà a Dio. E anche se ovviamente Teresa non è un teologo, non ha sviluppato una riflessione sistematica sull'amore, però le sue opere, in particolare il manoscritto B, il manoscritto C, l'atto di offerta all'amore misericordioso, ci danno delle indicazioni molto interessanti, molto importanti per iniziare questo tipo di percorso. Quello che hai detto mi ha fatto pensare a un'affermazione di un teologo ormai defunto di qui di Lione, Xavier Lacroix, che in qualche modo dice così: la Bibbia ci ha insegnato che Dio è amore, la cultura pop ha rinversato i termini dicendo che l'amore è Dio. Quindi, da quello che capisco e ridico in altri termini per i nostri ascoltatori, parlare di una teologia agapocentrica non sta mettendo l'amore al posto di Dio, ma sta ricordando il cuore della fede cristiana, che Dio è amore. E in qualche modo mi ricorda anche François Varillon, che dice: l'amore non è uno tra i tanti attributi di Dio, ma tutti gli attributi di Dio sono attributi dell'amore. A tal proposito, vado da te, Fra Jacopo. Tu hai voluto fare una comparazione ardita, devo dire, tra una mistica e monaca spagnola del XVI secolo
un convertito e letterato, anche un genio inglese del XX secolo. Più particolarmente, hai voluto paragonare Teresa di Gesù, di Jesus, e C.S. Lewis. Ma come ti è nata questa idea, innanzitutto, di comparare questi due mondi, questi due tempi e questi due stati di vita, ma anche due generi? E qual è la tua prospettiva? Beh, metà del merito subito devo dirlo, non è mio, ma di padre Adrian Tarde, nostro confratello, uno dei contribuenti del volume La teologia dell'amore. Perché niente, per obbedienza lui ci diede da fare un lavoro Anna seminariale a obbedienza. partire da alcuni autori, e uno di questi era Clive Staple Lewis. L'altra metà però ce l'ho messa io, sì, nel senso il confronto con Teresa D'Avila mi è venuto in mente a me. Non saprei dirti per un'assonanza. È partita per un'assonanza perché Lewis è celeberrimo per questa sua opera I quattro amori, che a me subito ha fatto venire in mente i tre amori di Santa Teresa d'Avila. Ogni teresianista studiosa di Teresa si imbatte a un certo punto in questi tre amori di cui lei parla nel Cammino di Perfezione. E quindi quattro amori, tre amori, si è creata questo gioco di suoni che mi ha affascinato. Poi, mettendoli a confronto, ho scoperto che non è solo un'assonanza così numerica, ma c'è un legame fra i due molto più profondo. Che, per riassumerti ora brevemente, beh, ho scoperto che tutti e due hanno avuto un amore viscerale per i romanzi. Beh, noi se lo sappiamo, i suoi romanzi sono famosi in tutto il mondo, le cronache di Narnia, dove hanno tratto i film. Ma per lui questi romanzi non erano un hobby fra un lavoro teologico e l'altro. Gli studiosi di Lewis parlano di una vera e propria teologia romantica, che lui tra l'altro condivideva anche con altri grandi suoi contemporanei, Tolkien, che non è una teologia da romanticoni, una teologia romantica è una teologia che si propone di disquisire, di ragionare seriamente a livello teologico sulle vicende che possono essere oggetto di un romanzo, sul mito. E anche, per converso, è un fare romanzi però su nodi teologici. I romanzi di Lewis o di Tolkien sono pieni di vicende di spessore teologico immenso, il problema del bene e del male, della libertà, della grazia, la redenzione, il peccato. Quindi questo nesso inestricabile fra teologia e romanzesco. In qualche modo Teresa anche viene fuori, perché tutti gli studiosi di Teresa sanno che lei era un'avida lettrice di romanzi, no? Nella sua gioventù, passava le notti a leggere romanzi di nascosto. E molti teresianisti hanno sottolineato come questo aspetto non è stato così un aneddoto biografico, è qualcosa che ha accompagnato tutta la sua vita. Anche Teresa ha scritto opere teologiche immense, ma di un genere assolutamente unico. Non ha scritto trattati accademici di teologia, ha scritto questi trattati per cui è stata fatta dottore della Chiesa di altissima teologia, però con uno stile assolutamente romanzesco, alcuni teresianisti hanno detto, che eredita questo metodo avventuroso di affrontare le cose. Teresa si rimangia quello che ha scritto, ritorna sui suoi passi, va avanti correndo. Ha un modo veramente romanzesco di fare teologia, anche Teresa. E l'altro punto in comune fra i due, ed è connesso a questa tensione, a questi due aspetti del parlare di Dio in modo teologico, serio, fra virgolette, e parlare di Dio in modo invece più avventuroso, potremmo dire così. Questa tensione c'è anche in questi due autori, perché mettendo a confronto il modo in cui sia Lewis sia Teresa parlano dei vari tipi di amore, viene fuori che hanno un dissidio dentro, hanno una specie di neoplatonismo, uso pure io, scusa, un parolone, per dire questa tendenza che non è soltanto del neoplatonismo, è ricorrente nella religiosità umana, di immaginare Dio come qualcosa di totalmente perfetto, immacolato, senza macchia, senza mancanze, senza. C'è questa tendenza a immaginare Dio così. E questa tendenza l'hanno sperimentata dentro di sé, nei propri scritti, anche Lewis e Teresa. E però nel fare questo, nel parlare dell'amore di Dio in questi termini, si sono resi conto che si perdevano qualcosa. Nel parlare di un amore purissimo, senza
bisognosità, senza la mancanza che è legata al desiderio, si rendevano conto che si perdeva qualcosa di fondamentale. E tutti e due nel parlare dell'amore hanno, grazie a Dio, lasciato libero corso a questa vocina che dentro di loro gli diceva: ma c'è anche qualcos'altro in Dio che è molto legato all'affettività umana, che non è soltanto un prodotto degradato di questo amore, ma dice qualcosa di essenziale di questo amore. Allora, Padre Saverio, ti chiedo di venirmi in aiuto a me e a quelli che prediligono solitamente la piccola Therese. Io amo tutte e due, poi vi rivelo, mia madre si chiama Therese e mia nonna si chiama Therese, ma proprio Therese, quindi sono persone molto care a me. Dopo le riflessioni di Jacopo, anche se sono fatti qua in germe, ma avevo anche esplorato il suo testo, chi non conosce bene Therese di Lisieux può rischiare di catalogarla come idealista e a volte sdolcinata, e non dico solo del lettore medio, alcuni grandi lettori come Thomas Merton, ha commesso questo errore di una lettura superficiale prima di andare in profondità. Teresa e Lewis risultano persone molto incarnate, persone che veramente vogliono vedere nell'amore di Dio qualcosa che va oltre il neoplatonico, giustamente. Possiamo trovare da Therese qualcosa di simile, di questo eros incarnato, eros divino incarnato? Allora, credo che la prima impressione che si ha di Thérèse leggendo i suoi scritti effettivamente è quella che tu dicevi, cioè quella di una scrittura piena di fiorellini. Perché io direi così, Thérèse rivoluziona, credo, la spiritualità, può rivoluzionare la teologia, anche l'annuncio del Vangelo, ma non ha rivoluzionato la scrittura. Cioè, nella scrittura lei è molto dipendente da ciò che ha imparato a scuola. Ecco, è molto dipendente dallo stile francese di una piccola borghesia dell'Ottocento. Ecco. E quindi in questo lei scrive sempre come quando era bambina e i suoi compiti scolastici venivano corretti dalle sorelle. Ecco. E tant'è vero che per me certe volte è più interessante, o è interessante, ecco, anche leggere i Dernier Entretien, no? Gli ultimi colloqui, laddove viene riportata la sua parola orale, che a volte è più libera della parola scritta, proprio per questo motivo. Però, detto questo, e quindi riconoscendo in parte che è vero, che leggendo Teresa si può avere un'impressione così di una certa sdolcinatura. In realtà, più la si legge, studia e medita in profondità, più si scopre proprio la sua concretezza, il suo realismo spirituale. Cioè, Teresa lo ripete tante volte: io cerco la verità. No? E questo è stato sempre un po' il suo, diciamo, la sua bussola. In ogni esperienza, ricercare la verità ed essere estremamente onesta con se stessa. Quindi direi che questo l'ha portata a essere molto critica nei confronti di se stessa, ad esempio leggendo con attenzione i manoscritti, soprattutto il manoscritto A, si scopre anche tutta una autoironia, no, delle sue vicende, e molto critica anche nei confronti di ciò che le viene detto, di ciò che percepisce anche a livello di predicazione, a livello di cultura che la circonda. E quindi io direi assolutamente sì, è una persona molto incarnata che è riuscita quasi per miracolo anche a non restare prigioniera di un circolo molto piccolo, quale quello della sua esperienza, perché di fatto non si è mai mossa, se non per qualche viaggio, dalla sua piccola cittadina, da Lisieux, è vissuta nella sua famiglia e a 15 anni è entrata in monastero, quindi questo rischiava veramente
rimpicciolire molto, no? la sua esperienza e la sua vita anche umana. E invece, ecco, in lei percepiamo proprio un'apertura di orizzonte. E in qualche modo Teresa è riuscita, su questo piccolo frammento di esperienza, è riuscita ad andare fino in fondo, al punto da raggiungere anche i più lontani. E direi che ciò che le ha consentito di leggere fino in fondo, appunto, le sue esperienze di vita è stato proprio l'amore. Cioè, avendo amato molto le persone e ciò che l'ambiente, la comunità, la famiglia, ecco, è riuscita ad arrivare fino a quegli elementi fondamentali, diciamo, dell'umanità in cui effettivamente tu puoi raggiungere ogni uomo. Grazie mille, farò sentire a mia moglie, così cambia idea, perché mi dice bella, profonda e tutto, ma quanta insulina per poter andare avanti. Allora, Fra Jacopo, ritorno a te. Abbiamo assodato quindi con te che bisogna riscoprire l'eros, che poi è da chiarire cos'è questo eros, nel nostro slancio verso Dio. Ma la domanda che sembra, secondo me, conseguenziale. C'è l'eros, il bisogno, il desiderio in noi, ma in Dio c'è anche questo bisogno, questo desiderio, o resta solo un aspetto redimibile ma circoscritto all'umano? Ma me, Robè, mi fa una domanda che devo stare attento a quello che dico, sennò la congregazione della fede mi viene a bussare alla porta. E soprattutto hai 3-5 minuti, non di più. L'ho fatto in 3 minuti. Beh, allora per essere veloce userò un'immagine che secondo me riassume un po' quello che si può balbettare di questa questione, che riguarda Teresa, che è un'immagine che tutti conoscono, che è l'estasi di Santa Teresa, la trasverberazione che fa qui a Roma, del Bernini, quell'opera d'arte stupenda, che è ammirata da secoli, da schiere di... Tra l'altro Jovanotti è anche rimasto folgorato da questa statua, vabbè. Anche Dan Brown, poi ha fatto la sua di interpretazione. Dan Brown. Ah, sì. Sì. Sì, ecco, a proposito di interpretazioni, molti, la maggior parte di coloro che si accostano a questa statua, hanno una lettura psicologistica riduttivistica, nel senso dicono questo è un orgasmo sublimato in termini divini. Qui Teresa ha avuto dei sentimenti sessuali, un orgasmo, e li ha mascherati di un'estasi mistica del fenomeno della trasverberazione. Una lettura sicuramente riduttiva, che però ha scatenato una controreazione di altri che invece dicono no, questa cosa qui non c'entra niente, la trasverberazione di Teresa non ha nulla a che fare con l'eros, con l'affettività, quando Teresa stessa dice in realtà nella vita, quando descrive questa grazia che ha ricevuto, che ha toccato anche il suo corpo, che ha dato piacere anche al suo corpo. La risposta sta nel mezzo e riguarda appunto l'eros in Dio, nel senso che lì, nel vedere il godimento di Teresa, che ci parla dell'unione dell'anima con Dio, che si manifesta in questo modo, è qualcosa che ha a che fare con l'eros, sicuramente. Il problema è come intendiamo l'eros, cioè l'eros umano è... l'estasi mistica di Teresa è una sublimazione dell'eros umano, o l'eros umano è una cartolina, un rimando, un precipitato di qualcosa di immensamente più grande, dell'eros divino? E questo è il punto. Il legame c'è sicuramente fra Eros e Dio, ma la direzione del legame è quello che, su cui ci dobbiamo intendere. Perché il legame fra amore umano, fra Eros e amore divino c'è, e come? Ma è l'Eros umano che è un rimando all'Eros di Dio. Che, ricordo, è uno dei nomi di Dio, Eros, lo pseudo Dionigi. Questo trattato che ha avuto un'influenza enorme nella teologia occidentale. Uno dei nomi di Dio, nel suo trattato sui nomi di Dio, è proprio Eros. Perché ha colto che non basta dire agape per parlare dell'amore di Dio, e che gli adolescenti innamorati lo sanno, quando tu ti innamori e sei preso dall'eros, sei preso da una generosità per cui daresti non una vita, daresti mille vite, e ti spendi in maniera esagerata, come Dio che quando ha creato l'universo non ha creato un pianeta per fare l'uomo, ha creato una galassia infinita. E l'amore che ci dimostrerà con suo figlio in croce sarà un desiderio ancora più sviscerato, esagerato.
E di tutto questo l'Eros parla in maniera eloquentissima, perché l'Eros dice questa esagerazione. Quindi il legame c'è assolutamente, dipende appunto da come, dalla direzione con cui intendiamo. E l'altra cosa fondamentale da dire è che, per quanto possiamo parlare di amore, di Eros, di affettività, in Dio dobbiamo sempre tenere presente quel canone sacrosanto del Concilio Lateranense IV del 1215, che dice: per quante similitudini troviamo tra la creatura e il creatore, la dissimilitudo è sempre maior. Cioè, per quante analogie possiamo trovare tra il creatore e la creatura, c'è sempre una dissomiglianza più grande, perché è chiaro che Dio è sempre un mistero più grande, per cui qualsiasi parola noi diciamo su Dio è sempre qualcosa di incompleto, di balbettante. Per questo si può comprendere come la teologia ci sia andata cauta nel parlare dell'eros di Dio, anche a buon diritto, perché è vero che non possiamo proiettare la nostra affettività umana su Dio e dire così è. No, c'è uno scatto, c'è un mistero più grande. Beh, credo di parlare per il dicastero della dottrina della fede e salvarti, sapendo che partendo dai padri greci, giungendo a Cabasilas, l'eros manikon è al cuore della meraviglia dei contemplativi, non soltanto dei teologi, al vedere questo Dio che si fa bisogno, che si fa piccolo, per citare l'ultima letterina di Thérèse. E cosa rende Dio così piccolo se non questo slancio di passione? Se la passione sulla croce è soltanto l'eco della passione eterna di Dio, l'eros è tutto lì. Giustamente si prendeva la distanza da questo eros che è capriccio divino, le caprices de Dieu, ma il Dio che non per capriccio ma per un'esplosione d'amore è proprio nel nome del nostro Dio. Penso che sia un volto da scoprire, e non lo dico solo per pubblicizzare il volume e i vari contributi, ma perché è veramente un'esigenza di una cristianizzazione di realtà che abbiamo messo da parte per prudenza, ma che fanno parte del cuore della fede. Ok, dovevo sentire solo voi, ma mi ha appassionato questa tua riflessione. Ritorno da Padre Saverio per ringraziarti del tuo contributo, che forse l'ho letto già 3 volte. Un aspetto luminoso di questo contributo penso sia la sottolineatura della rivoluzionaria rilettura di Thérèse dell'atto di offerta comune al suo tempo, un atto di offerta alla giustizia divina. Lo sappiamo dal contesto che lei lo fa alla misericordia divina. Ma ciò che mi è piaciuto di più nel tuo testo è questo passo ulteriore, che si trova implicitamente, ma tu l'hai messo in evidenza. Mi riferisco alla dimensione missionaria di questa offerta di Thérèse. Cioè lei non fa soltanto un atto tra lei e Dio, fa un'offerta in chiave veramente materna e missionaria. Ce ne puoi parlare un po' in che senso? Sì, no, grazie Robert per quello che dici, perché credo che questo sia in effetti un aspetto molto importante. E riflettendo poi dopo la scrittura di quell'articolo, ho trovato altre conferme di questo che tu dicevi, e che forse vanno anche nella linea del discorso che avete appena fatto con Jacopo. Allora, vorrei raccontare brevemente, perché il tempo è breve, un episodio forse non notissimo nella storia di Teresa di Lisieux. Del 1887, quindi dopo la sua conversione di Natale, la famosa conversione del Natale dell'86, quindi lei ha 15 anni e desidera entrare al Carmelo. E nel luglio di quell'anno si trova di fronte a un'immagine del crocifisso, quindi proprio l'immagine, se vogliamo, dell'agape, appunto, dell'amore di Dio per l'uomo. E questa immagine... Lei la vede, perché in realtà non era figurato, ecco, lei vede il sangue che scende dalle ferite del crocifisso. E l'altro elemento è la parola di Gesù sulla croce, che dice: ho sete. E da questo lei elabora un po' questo tipo di riflessione
in cui da un lato sente il bisogno di raccogliere il sangue, cioè di ricevere questo sangue che altrimenti andrebbe perduto, no? È un elemento che troviamo esplicitamente nell'atto di offerta all'amore misericordioso, no? Trovare un cuore che possa accogliere i flutti, no? Di questo amore infinito. Quindi da un lato Teresa che riceve, si lascia riempire da questo amore lì espresso proprio come effusione del sangue. Però dall'altro immediatamente c'è il bisogno di distribuire questo sangue a altre anime, ad altre persone, perché ciò che ha ricevuto serve per placare la sete di altre persone e portando queste persone a Gesù, la sete di Gesù anche viene soddisfatta. Quindi Teresa, diciamo, l'esperienza di Teresa, questa dell'offerta d'amore misericordioso, si trova all'interno di un circolo in cui Teresa è un po' in mezzo tra appunto il mistero pasquale, appunto la morte di Gesù, che appunto effonde amore, effonde grazia, effonde vita, il sangue poi in fondo è vita, no? E un'umanità arida, bisognosa di essere irrorata dal sangue di Cristo, e questo è ciò che poi compie, diciamo, il mistero pasquale, ecco, soddisfa la sete di Gesù. Quindi la missionarietà di Teresa è qualcosa che appartiene costitutivamente alla sua esperienza di Gesù Cristo, non è qualcosa aggiunto dopo, ecco. Dopo certamente ci sono state quelle cose, il rapporto con i fratelli missionari e così la preghiera per i missionari, ma questo è un aspetto soltanto, diciamo, che esplicativo, direi, di qualcosa che invece le appartiene intrinsecamente, ecco. Grazie mille. È molto interessante come quel cuore di un'esperienza mistica, tu parlavi della rivoluzione che introduce Teresa, penso che anche rivoluzioni ha un po' la mistica, non è più il perfezionamento della persona, ma veramente un perfezionamento diverso, a immagine di Cristo che si spreca, si dona per gli altri, è molto bello. Jacopo. Permettimi in chiusura, questa è l'ultima domanda che ti pongo, di andare un po' nel concreto, di scendere un po' verso il terra-terra e verso le notizie di cui siamo un po' crocifissi in questo tempo, notizie legate all'Eros, ma a un Eros mal gestito, a un'affettività immatura, mal orientata e mal gestita. Ecco, secondo te, questi due protagonisti che tu hai messo a dialogare, molto brevemente, non pretendo un trattato, ma molto brevemente, cosa sanno dirci sulla maturazione affettiva anche del cristiano a immagine di questo amore che dipingono? Beh, secondo me possono dirci qualcosa di preziosissimo, tutti e due sono attualissimi. Cominciando da Luis, come ci immaginiamo Dio, poi noi cristiani ci regoliamo di conseguenza. Se in Dio noi immaginiamo un'affettività, capiamo che un'affettività allora è buona anche per noi e può rientrare nel nostro cammino di santità cristiana. E a questo riguardo Lewis ha delle pagine splendide. Nei Quattro Amori c'è quel passo dove lui rievoca le confessioni di Sant'Agostino, che dice un libro per me è stato importantissimo, un amore immenso per Agostino, però questa pagina mi sciocca perché... È il capitolo quarto delle Confessioni dove Agostino piange per la morte dell'amico Nebridio. E Agostino arriva alla conclusione che non dobbiamo attaccarci agli affetti umani perché questo vedi poi è il risultato, perché tutti gli affetti umani poi si basano, non sono permanenti, finiscono nella morte, nella delusione, quindi dobbiamo affezionarci solo a Dio. E Lewis nel leggere questa pagina Agostino dice no, qui io amo Agostino alla follia, ma qui Agostino si mostra più discepolo delle scuole neoplatoniche, stoiche del suo tempo, che non un vero discepolo di Cristo. Vi leggo proprio tre righe, cosa dice Lewis. Penso che questo passo delle confessioni debba essere considerato più come un residuo delle aristocratiche filosofie pagane in cui Sant'Agostino fu educato, che non come una parte del suo credo cristiano. È qualcosa di più vicino all'apatia degli stoici o al misticismo neoplatonico, che non alla carità.
Noi siamo seguaci di colui che pianse su Gerusalemme e davanti alla tomba di Lazzaro, e che, pur amando tutti, ebbe tuttavia un discepolo cui si sentiva legato da un affetto speciale. E questo è importante, perché questa affettività, se noi la valorizziamo e non la reprimiamo, poi non crea i mostri, perché ecco questi episodi che vengono fuori di abusi sessuali, di mostruosità a vario titolo legate a un uso scorretto dell'affettività, nascono spesso dal fatto che quell'affettività la si è repressa e quindi poi riesce fuori moltiplicata. Però non basta dire questo, e qui mi viene in aiuto Teresa, che ha un insegnamento assolutamente analogo sulla bontà dell'affettività umana. Teresa ha dovuto, è un altro motivo per cui è stata fatta anche dottore della Chiesa, ha lottato a denti stretti per difendere una pedagogia, l'umanesimo teresiano, si parla, in cui l'affettività venisse non castrata. Per esempio, lei difendeva il legame d'affetto che si viene a creare tra una monaca e un confessore, se la monaca vede che questo confessore fa bene alla sua anima. E quindi anche lei ha valorizzato al massimo l'affettività umana. C'è una lettera stupenda dove lei scrive a un'altra monaca: ti voglio bene, sono contenta anche che tu mi dici che mi vuoi bene, perché è naturale questo voler essere voluti bene, perché anche il nostro Signore ha voluto essere voluto bene, quindi è naturale ed è giusto che noi coltiviamo questa affettività, se anche Cristo stesso l'ha vissuta. Però Teresa unisce a questa sapiente pedagogia che valorizza l'affettività un discorso altrettanto esigente, forte e radicale sul desasimiento, sul distacco, sulla purificazione a cui questa affettività deve andare incontro, per evitare che diventi la giustificazione di qualsiasi capriccio, ecco, dicevi tu. E quindi anche delle indicazioni molto concrete sulla clausura, sul fatto che le monache giovani non devono trattare troppo con i padri. Ora stavo leggendo delle lettere in questi giorni dove Teresa si mostra anche molto esigente sulla purificazione dell'affetto. Non ogni affetto, perché affetto va lasciato a briglia sciolta. E questo è importantissimo. Prima hai citato la Croix, che ha riassunto tutto questo in un'espressione molto felice, no? Eros redento. L'eros è fondamentale, è nell'uomo, è nel Dio e va coltivato, ma proprio per questo va potato. Una pianta buona per crescere deve essere potata, che non vuol dire amputato. Amputato è quando la castri, invece va potata la pianta perché cresca. E così l'eros umano va potato. E potare è doloroso, vuol dire tagliare, vuol dire staccare, vuol dire... è il mistero pasquale. Ecco, l'eros, perché sia redento, va crocifisso. Questa è un'altra espressione bellissima dei padri della Chiesa, di Ignazio di Antiochia. Il mio eros è crocifisso, proprio scrive la lettera. Quindi l'eros, perché viva appieno la sua vita esagerata, deve passare come Gesù Cristo nel mistero pasquale, di morte e risurrezione. Grazie, grazie di cuore. Tra le varie evocazioni che mi vengono, mi viene anche una di Pascal, che dice: l'uomo non è né angelo né bestia, ma disgrazia vuole che quando vuole fare l'angelo diventa una bestia. Veramente c'è un grande equilibrio da ricercare tra queste dimensioni dell'amore, e la via più facile è quella di sacrificare l'uno per l'altro. Padre Saverio, non pensare che hai finito, anche se ti chiedo soltanto un breve intervento, però mentre parlava Jacopo ho pensato a Teresa, alle sue lettere, ai suoi fratelli, cioè a certe affermazioni tanto infuocate, a pensare a una monaca francese di fine secolo scorso, cioè fine secolo scorso ancora, è veramente strabiliante. Cosa potrebbe dirci lei, molto brevemente? Mi permetto di rompere il par condicio e farti un'ultima domanda a te. Ma io credo che Teresa... almeno due messaggi importanti, no? Uno è l'estrema onestà, come dicevo, con se stessa, cioè quindi di riconoscere ciò che si è, quindi anche le proprie ferite. Teresa ha vissuto una forte dipendenza affettiva dalle sue sorelle, dalla sua famiglia,
e ha faticato molto per liberarsene, ecco, quindi, ma è stata sempre estremamente onesta con se stessa, cioè non ha cercato di mascherare, di spiritualizzare questi aspetti della sua umanità. Li ha riconosciuti per quello che erano degli aspetti di debolezza, degli aspetti di infanzia, di immaturità, da cui, doveva liberarsi. Ecco, a volte, o spesso, credo che manchi, questa onestà, questa sincerità, questa verità, per tanti motivi, ecco. Credo che dovremmo essere, almeno questa mi sembra la lezione che possiamo apprendere da Thérèse, e cioè di non aver timore di affrontare queste tematiche molto chiaramente, molto esplicitamente. Mentre prima c'era una tendenza piuttosto a lasciare tutto questo un po' sotto silenzio, no? Il che può essere veramente pericoloso, no? E soprattutto non aiuta la persona. Dall'altro lato però anche un altro punto fermo è l'accoglienza da parte di Dio, cioè la misericordia da parte di Dio, cioè la forza che le viene dal sapere che comunque sia è figlia di un padre misericordioso. E questo quindi diciamo le consente di intraprendere questo cammino sapendo che non è sola, che non è schiacciata. Ecco, c'è un abbandono, no? Una fiducia cieca, come lei dice, no? Nel padre. E quindi c'è una dimensione effettivamente di preghiera, c'è una dimensione di vita, di relazione con Dio, quindi una dimensione spirituale senza la quale vedo difficile effettivamente poter trasformare, ecco, questa debolezza in una forza. Quindi, Teresa lo ha vissuto come per prima, ecco, e infatti anche nelle lettere a questi fratelli missionari è sempre lì per incoraggiarli, per sostenerli proprio nei momenti di crisi, nei momenti di debolezza, no? In fondo ricordando proprio che non sono soli, ecco, che c'è un Dio che li tiene nelle mani, no? Nelle braccia. Ecco, questo, ecco, credo che questo messaggio di Teresa andrebbe riscoperto, riproposto integralmente. Grazie di cuore, Padre Saverio. Poi non mi hai risposto se dire Fra Jacopo, Padre Jacopo, resti per me fratello, quindi Fra Jacopo. Vi Va ricordo che benissimo. questi due contributi, il contributo su Teresina, il contributo su Teresa Davila e C.S. Lewis, come anche mi permetto di dire il mio contributo sulla Notte della Fede in Thérèse de Lisieux come Notte d'Amore. Sono parte di un volume scritto da un gruppo di ricercatori, potrei dire internazionali, siamo forse 6-7 nazionalità, 4 università internazionali, di cui 3 italiane, e il volume Teologia dell'amore, prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo, curato da Christophe Béchard, anche lui carmelitano, e da Suor Maria Manuela Romano, che ci ha concesso un video sulla orazione teresiana per questo canale, forse tra i video che hanno avuto più successo del canale. Quindi vi invito a conoscere meglio, in maniera più approfondita, i vari contributi leggendo questo libro, Teologia dell'amore, pubblicato da Città Nuova Editrice. Grazie di averci seguito fino ad ora e alla prossima.